13 maggio 1978. In Italia entra in vigore la legge 180, meglio nota come legge Basaglia, che abolisce i manicomi, creando apposite strutture di assistenza psichiatrica. È una vera e propria rivoluzione in ambito psichiatrico. Viene istituito il servizio pubblico di igiene mentale e viene regolamentato il trattamento sanitario obbligatorio. La legge Basaglia impone di ridurre le pesanti terapie farmacologiche e soprattutto di eliminare il contenimento fisico del paziente, fino a questo momento adoperati nei manicomi. E allora me ne hanno fatte tante, mi sono buttato dalla finestra, qui tutti chiodi, fin de feri qua, il bacino, femore. Lo sai perché sono stato male? Perché pensavo troppo, sono un pensatore e il cervello pensa sempre. E pensare troppo può far male. E far male apposta mi danno le medicine per non pensare. Mi facevano elettroshocchi, mi davano le botte, le punture, le fasce, mi legavano mani e piedi e mi hanno messo pure la palla al piede e mi mettevano le fasce mani e piedi e poi me l'hanno fatta da tutti i colori, non so se sono vivo, non lo so manco io. Se dici che dici ma io sono malato, sai che dicono? Sì, immaginario. Io sono un incompreso all'incomprensorio e ancora me la tirano.